ragazzi, sono Eli Gabri, oggi siamo qua con un altro unboxing. Come potete vedere è un po' grossa. Sì. Questo è il case della Aerocool X Predator X3. Questo case, ragazzi, l'ho pagato addirittura 95 euro. Lo so, questa è una spesa folle. Proprio solo uno scemo come me poteva farla. Però diciamo che su questo computer ho voluto risparmiare su certe cose e spendere su altre cose. Ho fatto qualche cazzata forse nel spendere più soldi su un case magari che su un altro componente, forse sì, però il mio computer lo volevo così, così è, così rimane per ora. Comunque ragazzi, possiamo passare all'unboxing se riuscirò a farlo, magari se ci stiamo qua sopra, se no andiamo. Apriamo lo scatolone, rovesciamolo ed estraiamo il case. Fate attenzione nel tirarlo fuori senza forzarlo, ma favorendo lo scorrimento soprattutto per le vie verticali. Rimuoviamo le due coperture di polistirolo. Togliamo la busta di plastica che avvolge il case. Il case ha un mid tower alto 53 cm x 53 cm ed è largo 22 cm. Ma allora, in queste istruzioni viene spiegato cosa c'è dentro la confezione, poi viene spiegato come installare gli hard disk, come collegare queste prese qua davanti, come avvitare le viti per fissare la scheda madre in più di una lingua. Passiamo al case. Nella parte frontale del case potremo installare una ventola da 20 cm già presente o due da 14, due lettori CD DVD e un lettore floppy. Sempre nella parte frontale superiore troviamo due porte USB 3.0, l'entrata e l'uscita jack per le cuffie e il microfono, due manopole per la regolazione della velocità di tre ventole ciascuna e infine il tasto d'accensione. Nella parte superiore invece è presente uno slot per gli hard disk da 2.5 pollici e un tasto che permetterà di aprire le feritoie per l'uscita dell'aria calda dalla parte superiore del case. Il pannello laterale destro non ha particolarità, mentre quello sinistro ha un buco dove è stato inserito un pezzo di plexiglass che permette la visione interiore del case e l'installazione di due ventole da 14 e da 12 cm. Nella parte posteriore sono presenti 4 fori per il fissaggio dell'alimentatore, 2 fori gommati per l'installazione del raffreddamento liquido, 8 slot per l'installazione di schede grafiche, audio e altro, e dopo la ventola da 14 cm ci sono altri 2 fori per l'installazione del raffreddamento al liquido. Nella parte inferiore del case è presente un filtro antipolvere. Il case all'interno è ampio 19 cm e lungo 31. E ci sono 7 feritoie per il passaggio dei cavi da sfruttare per le funzioni poste sul pannello superiore del case, ovvero porto USB 3.0, la regolazione della velocità delle ventole e la lettura di un hard disk da 2.5 pollici. E infine i LED posti a lato e nella scritta X Predator X3, che dovremo collegare alla scheda madre. Sempre all'interno del case troveremo una scatola contenente molti accessori utili per il case, come viti per il fissaggio dell'alimentatore, viti per l'installazione della scheda madre sul case, viti per il lettore CD o DVD e per gli hard disk. Inoltre ci verrà dato un cavo che, se non dovessimo disporre di un lettore USB 3.0 nella scheda madre, basterà usare una prolunga per collegare il cavo al lettore USB 2.0. Sono presenti 8 carretti per l'installazione di hard disk da 2.5 e 3.5 pollici. Per il fissaggio degli hard disk e dei lettori CD DVD, i carrelli e i ganci sono stati muniti di viti per appunto un fissaggio veloce e semplice. Nella parte superiore del case sarà disponibile installare una ventola da 20 cm o due da 14 e da 12 cm. Dall'altro lato del case sono presenti dei fori per il fissaggio dei cavi, per avere dunque una giusta manutenzione del computer e una buona ventilazione. Ritengo che sia un buonissimo case, soprattutto molto reato, fidatevi, e molto avanzato soprattutto per le innovazioni che porta, per esempio il filtro antipolvere, diciamo che ormai ce l'hanno quasi tutti i case abbastanza nuovi, poi soprattutto i tubi per il raffreddamento a liquido, poi ha anche lo slot per inserire, come vi ho già detto, gli hard disk da 2.5 pollici, che è molto utile secondo me.
però forse anche con il 3.5 non sarebbe stato male. E infine niente ragazzi, questo case è proprio fantastico, è perfetto. Io sono Eli Gabri ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!